sento un pochino triste, però allo stesso tempo non lo sono, perché ogni volta che finiscono delle cose belle è giusto, perché poi ce ne saranno di ancora più belle. Scusa, ma ogni volta che dici qualcosa, ma basta questa musica. Avete del metadone? No, ma scusa, mi intristisce questa cosa, veramente. No, continua, dai. Cosa stai dicendo? Non lo so, dimmi. No, che domani sera si chiuderà il cerchio di questa estate bella, però poi con l'autunno inizieranno nuove iniziative. Sì, no, scusa, perché ce l'hai finita sta cosa? Perché questa l'ho fatta dal 31 maggio, quindi la solita, perché noi da stasera, ma soprattutto da sempre, dovremmo diventare donatori di sangue? Questa è la mia domanda. Perché essere donatori di sangue vuol dire aiutare persone che hanno bisogno, che soffrono con la salute, e si fa un bel gesto nei confronti di queste persone. Mio caro sindaco, nonché amico personale, nonché compagno di scuola ai tempi cui avevi i capelli. Sì, ma non svegliamo quello che facevamo a scuola, ecco, se possibile. No, ma se è possibile no. Marco è un grande mio amico e insomma poi condividiamo insomma sempre insieme all'Avis questo spettacolo da anni, perché ormai è un appuntamento fisso. Sì, questo spettacolo inizia 4-5 anni fa, che si chiamava un sorriso per i volontari. Esatto. Adesso si è trasformato in Riso fa buon sangue, ma è una serata che noi ci teniamo a fare per ringraziare tutti quelli che fanno volontariato a Cinisello. E vi posso garantire che per un paese che fa poco più di 1800 abitanti, avere più di 200 persone che si occupano di volontariato, di dare una mano agli altri, è un numero importante. E quindi la serata di questa sera è proprio per quello, per dire grazie, grazie a tutti, il vostro lavoro è importante. Libro massaggiatore, prego, 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 venga, venga, si deve rilassare, è un vibro massaggiatore, no, lo deve guardare in faccia, la prima fascia elastica, attaccati pure qua che è meglio, rilassati, vediamo la seconda fascia elastica, divarichi un po' le gambe e si rilassi, due massaggi, via la velocità numero uno, tranquillo sindaco, si rilassi. Guarda che garantiamo veramente un dimagrimento accelerato, ma con la velocità numero 2 che riusciamo a vedere i primi risultati sul gluteo, benissimo, abbiamo detto ok, stop, che si vede aspetto e alle cosce, vai con la velocità numero 1, rilassati, rilassati, è prevenuto ragazzo, occhio alla manico sport, attrezzi, vai con la velocità numero 2, intensa, un petto d'acciaio per il cittadino numero 1, abbiamo problemi di software, stai tranquillo, ma lì di sotto. Ok, è una cicla, prendilo pure per la manina. Vai col circuito cittadino, pedalata lineare, rilassati, rilassati, oh, io sembra, cioè, un topo ragno, eccolo, 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 rilassati, ma un po' di pedalata, su, pedalata lineare, ok, ma per lui che vuole un gluteo d'acciaio, c'è da me il programma salita. Pedalata dura, la figlia si diverte, tranquillo perché arriva anche la discesa, bruciamo i famigerati liquidi e eccessi, pedalata veloce per la cicletta e la manico sport, perfetto, torniamo in circa. Giusi Zagre! Se nascevo bella facevo la fotomodella, sono nata così. Non avevo molte alternative in televisione. Quindi per la canapia lunga che vedete anche voi in fondo là, ho gli amici mi tirano su di morale e mi dicono Giusy, non è vero che hai il naso lungo? No. Anche a me piacerebbe avere un naso come il tuo. Ah sì? Va bene, spiegami, perché? Perché è bellissimo alzarsi la mattina a sentire l'aroma del caffè. Direttamente dal Brasile, ma giro l'Italia, ogni volta mi dicono sta attenta a quello che mangi, la mucca se pazza, il maiale galanzia anche all'influenza, il pesce fluorescente e il pollo sta poco bene del cetriolo non lo so, no voi ridete, mi mangio fasoli tutto il giorno, almeno li sento. Poi, guardando dritta in camera, devi far vedere la tua gioia e felicità per aver vinto la maglietta di Riso Buon Sangue con un bel... un urlo pazzesco. 3, 2, 1... Eeeh!
E voilà, direttamente con anche l'incitatore acustico. Senti che roba. Vai, darci un po', tu voglio vedere. Vogare. Stop. Numeri 1 del settore fitness. Eccezionale. Numeri.